Allora, buonasera a tutti, siamo qui con il grande Mauro Biglino e gli volevo fare alcune domande, diciamo, non particolari. Io studio, sono Emiliano Babilonia, ricercatore indipendente, da tanti anni studio tecnologie, fenomeni dei campi elettromagnetici, tutto ciò che riguarda inquinamento o sperimentazione di tecnologie relative a campi militari oppure tecnologie che vengono utilizzate per controllo e per spionaggio della popolazione. Lei che cosa ne pensa di queste tecnologie? Beh, penso ovviamente che siano tutte possibili, chiaramente, anzi che siano non solo possibili, ma direi anche ampiamente utilizzate, perché secondo me chi ha in mano certa tecnologia non rinuncia sicuramente ad applicarla, anzi viene studiata proprio appositamente perché sia applicata, anche se poi immagino che si faccia finta di tenerla sotto controllo con la legislazione, ma poi in realtà, oltre a questo, direi che anche ciò che sta accadendo in questi periodi ci fa capire come in realtà tutti gli strumenti utili per tenerci sotto controllo vengono tutti impiegati, direi senza pudore. Sì, infatti ultimamente il problema che sta succedendo in Italia e in tutte le parti del mondo è questi anomali attentati che non vengono praticamente sgominati da queste tecnologie, che ultimamente questi sistemi satellitari, questi sistemi di controllo e di spionaggio dovrebbero perlomeno prevedere questi attentati, ma in realtà non li prevedono. Che cosa ne pensa? Sì, la domanda è se allora, la domanda che, come si dice, sorge spontanea è: ma li vogliono veramente sventare? E questo è un discorso, perché in realtà c'è ancora una domanda precedente: chi è che li produce? Cioè chi è che li progetta? E allora poi chiaramente, voglio dire, nel momento in cui c'è bisogno di avere caos per avere come risposta una richiesta di ordine, alla quale sappiamo che cosa poi naturalmente consegue, beh, allora veramente le domande sono tante. Uno dice, beh, non vengono sventati, non vengono previsti, non vengono anticipati, forse perché vengono addirittura progettati proprio con il fine di avere una popolazione che è disposta a cedere fette di libertà in cambio di presunta tranquillità e presunto ordine. Quindi lei è favorevole a un sistema tecnologico così avanzato per controllare la popolazione oppure no? Ma io sono tendenzialmente un anarchico e quindi vorrei la libertà assoluta, consapevole del fatto che la libertà è una situazione difficilissima da vivere, consapevole del fatto che molta gente chiede la libertà ma non la vuole veramente, anche perché non si rende conto di che cosa significhi vivere veramente in libertà. Significherebbe avere una maturità che noi come umanità assolutamente non abbiamo, quindi purtroppo un certo sistema di ordine e di controllo è necessario. E si parla molte volte del fatto del controllo mentale dell'MK Ultra. Lei, dai suoi studi che fa, insomma, quotidianamente, che cosa ne pensa di questo argomento? Sì, beh, questo va direi totalmente fuori rispetto ai miei studi, perché diciamo i personaggi e le storie di cui mi occupo io non avevano probabilmente necessità di questo tipo di, perché tenevano, come dire, sotto controllo i popoli a loro sottomessi, direi con il terrore soprattutto, cosa che non è che sia cambiata molto, però adesso sicuramente queste tecnologie sofisticatissime che servono a tenere sotto controllo, possono tenere sotto controllo anche grandi masse, certamente, come dicevo prima, insomma, vengono intensamente studiate e sperimentate e necessariamente poi applicate, perché una delle convinzioni che ho io è che noi non siamo altro che un insieme di mandrie chiuse dentro recinti, e quindi sono recinti all'interno dei quali ci vengono date delle illusioni di libertà. Ci vengono dati anche i giocattolini con i quali noi poi stiamo buoni, nel senso che giochiamo con quei giocattolini, essendo convinti anche di essere liberi di scegliere che cosa ci metteremo addosso, quando invece sappiamo benissimo che anche se siamo tutti qui vestiti in un modo diverso, siamo tutti vestiti in un modo che è stato deciso in certi uffici, dove hanno deciso quanti si vestiranno in un certo modo e quanti si vestiranno in un altro modo. E quindi non è che questo sia bello, ma quantomeno se uno ne ha la consapevolezza, come dire, lo accetta con un sorriso, ecco, no, non si illude di essere libero. Certo. E ho visto che ha portato molti libri. Uno degli ultimi che ha scritto?
Dunque, ho portato molti libri, nel senso che io non porto mai nulla, perché scopro quando vengo alle conferenze che libri l'editore ha mandato, perché se non ci, in alcuni casi non ci sono, per me non cambia nulla. L'ultimo che ho scritto riguarda proprio la combinazione, l'ultimo pubblicato, quello con Mondadori, che La Bibbia non l'ha mai detto, che è un libro nel quale io, con una docente di filosofia del diritto dell'Università Milano Bicocca, documentiamo come quella che dovrebbe essere la parte più laica di una società, cioè la giurisprudenza, diciamo in Occidente, soprattutto in Italia, noi ci siamo occupati soprattutto di questo, sia in realtà condizionata dalla dottrina cristiana. E questa è la prima parte, diciamo così, inaccettabile, nel senso che nessuna società laica dovrebbe avere una giurisprudenza condizionata da una religione, qualunque essa sia. La seconda parte è che questa religione pone i suoi condizionamenti, cioè pone quindi i suoi principi che definisce non negoziabili, quindi non discutibili, come se derivassero da un certo libro che noi conosciamo come il cosiddetto libro sacro. Ecco, la parte mia del lavoro è stata quella di documentare come questi principi con i quali si condiziona la giurisprudenza italiana in realtà in quel libro non ci siano nemmeno. Ok, io allora la ringrazio tantissimo. Grazie a lei. Per avermi dato questa opportunità di potergli fare questa intervista, insomma, molto importante. La ringrazio. Grazie a lei.